Buonasera, Beppe. Ciao Fabio, quante partite con questo campino? Qui sotto? La prima partita ce l'ho fatta qui. Il martedì, sono cose che rimangono indelebili nella mente. Il martedì santo, sì, del 1954, sì, quindi avevo 6 anni, perché venivamo da Pratantico, dove io abitavo allora, a piedi ad Arezzo per la settimana santa. Non ti faccio sta faccia. No, voglio a capire piedi. quanti... Non c'era problema di parcheggio allora, perché è stato a piedi, sì, da Pratantico a Quinduomo, sì, e poi noi ragazzi dopo pranzo facevamo le partite qua. Okay. Vabbè, ora siamo più contenti. E non c'erano le scale mobili soprattutto. No. Arrivare? C'era una salitina, che facevi? No, si faceva il giro, si passava da via Madonna Laura oppure dal prato si scendeva. Qui cosa c'era? Una collina? Cosa c'era? C'era questo campetto, è sempre, sì, uguale. Capito, ma per andare giù dove no, c'è il parcheggio. La porta d'ingresso lì, vedi? È sempre, quella è sempre rimasta. È rimasta. Siamo comunque in cima alle scale mobili, per chi non l'avesse riconosciuto. Meno male che in su si viene. In su si viene, ma in giù no. E giù no. In giù no. In su si viene. No, perché giù si deve andare a piedi, perché fa bene. Però, come vedi, in su puoi venire, ma in giù no. Questa è una campa che ha sempre dei problemi, perché io ci sono passato varie volte. E pensate non so che se questa è anche la scala mobile nuova, messa ex novo, perché le prime non funzionavano, avevano dei problemi queste esterne, e allora fu messa questa nuova in modo tale da evitare le problematiche. Ma mi sembra che invece le problematiche ce l'hanno sempre. È sempre stato così, però. Lo sai come me le chiama il mio nipotino? Come le chiama? Le scale morbide. Pensavo le scale morte. No, morbide. 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 Perché morbide? Perché può salire tranquillamente senza fare fatica. Hai ragione, quando funziona. Quando funzionano, queste non sono morbide. No, queste no. Poi è vero che fare questo trattino a piedi non fa danno a nessuno. No, anzi ci fa bene. La rampa, onestamente, è corta. Però, chiaramente... Il problema è che molto spesso non è che solo questa, sono anche altre che altri, hanno, sì, problematiche. Certo, quella è chiusa è più difficile. Sì, sì, è logico. Sono sempre queste in cima e quelle che sono sotto. Le intemperie, purtroppo, sai, anche poi l'acqua trasporta magari materiale dentro gli ingranaggi, quindi problematiche le creano qua su. Quindi dovevano pensarle al coperto, chi li ha idealizzato. C'è un problema delle belle arti che non volevano assolutamente che venissero coperte perché deturbavano l'ambiente circostante, per cui sono state lasciate così, e questo è il risultato, che ci costano un sacco di soldi di manutenzione. Chi le paga, però? Chi le pagata? Non so se pagava il comune d'Arezzo. Comune d'Arezzo. Logico. Perché qui ora non c'era nell'accordo, mi pare di ricordare, che la manutenzione poi spettasse ad Atam. Ah, sì? Sì. Sì. Chi è? Sì. Vieni, Daccio, che abbiamo? Vai, vieni qua. Dai. Te, ora venga anch'io. Vieni. Grande, noi ci conosciamo, ce lo ricordiamo. Come mai? Sentiamo. Allora, in Piazza Grande, vicino al pozzo, sì, sulla destra c'è il badiale, sì, è morto. Sì. Sopra c'è una tettoia. Sì. Guardate che roba che c'è. L'erba alta. Ah, l'hai vista? Perché l'ha cavata? E tanto, perché l'area privata, bisogna dire la privata di fargli portato, io vi ho portato quell'altra ragazza che c'era, ci è venuta con quell'altro rubiondino mezzo che bazzica la mia nipote. Addirittura, ma chissà, non siamo noi. Allora, là a San Leo, per andare al cimitero, per andare lì alla chiesa, sì, c'è il marciapiedi, che prima c'era l'asfalto, ora non c'è un cavolo. Ci andiamo. Ora però ci stanno facendo un lavoro. Cosa hanno fatto? Quel pezzettino che hanno aperto, ci hanno messo l'asfalto, una cosa ridicola. Poi, nei secchi dell'immondizia, prima non c'erano, ci hanno messo telecamera. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, uno deve andare, spendono i soldi. Sono le fototrappole, mi sembra. Ma te vendico! Perché c'è chi abbandona i rifiuti. Perché c'è chi butta i rifiuti per terra invece che nei bidoni. Ma che scelta, ma farli fa qualcosa questa gente qui? O che sta a fa questo qui? Io sono un po'. Io a Rossi gli ho detto. Ma che sta a fa questo qui? Certo, questo è un atto invalido. Non ci fanno fare le coperture. E ci hanno fatto fare sto proprio qua. Potevamo fare le coperture allora. Poi c'è una cosa. Che questo dovrebbe rimanere qui, a San Leo, i salesiani l'hanno mandati via, perché c'è tante stanze che dovevano essere usufruite da gente che veniva fuori, dai pellegrini. Se ora ci fate caso, nella porta, sia il mercoledì, sono 2 giorni, vi danno da mangiare,
però devono anche dormire. Se voi entrate dentro, ci hanno messo tutta roba, invece devono essere stanze per dormire la gente che viene fuori. Invece pensa a fare il calcetto, pensa a fare questa gente qui, capito? Ci vuole l'uno e l'altro, e dai. Te sei via Ferenti, poi ti devo dare qualche altro scoop di quelli po'. Ma io penso. Sono dati diversi. Io vado giù. Io mi seguo sempre a voi, devo. Te una volta te lo dissi, sì, no? Sì, anni fa. Sì. Che com'è che ti disse anche, ma il Cantalone, sta gente qui, che ci va a fare insieme all'Arcangelo che paga 1.600 euro? E non ci va più. Un altro scoop. Sono 5 anni, anche più. Prato Antico, sì. Ha rimesso le luci. Sì. Allora, te vai lì in Prato Antico e te manco che dovresti passare. C'è tutti i pal. No, tutti! No, ce n'è due o tre. Ok, passa la faccia bianca e te passi ancora. Ma ce n'è più. No, perché ce n'è un altro, ce n'è due, tre, te lo dico io. Allora, sono tre, sono tre. E ci guardi, prima, questo qui. E poi c'è una cosa che è molto importante. È successo lì che una persona c'è morta per via che cattava un cerbiatto. Hanno fatto una specie di circuito, come si chiama, per le biciclette a piedi, sì, da Prato Antico a Indicatore. Sì. Ma importante è che da Prato Antico a venire lì al distributore a San Leo, non c'è niente. È vero. Questo è vero. Altro discorso, quando arrivi qui se li dici tutti insieme, ce ne ricordiamo. Dopo li rimettete. Quando sei lì dopo il distributore a Prato Antico, a sinistra giri per casa mia per andare a Montioni, giusto? Sì. Ma lì c'è quell'albero. Vabbè, c'è quell'albero. Sì, sì. Uno che batte sempre la macchina. Di sotto ancora, dove c'è quel che ha messo quella confezioni, dovrebbe essere acceso, c'è un palo che c'è la farmacia, un se vede, lì è da buttare anche lì. Ti faccio caso. Ci paghiamo caso. È segnato tutto. Sì, lasciate che ascoltiamo perché non ce la ricordiamo. Trovate qualcun altro, quelli che vedo, dopo fate come vi pare. Noi si fa sempre come ci pare, però si ascolta anche. Io credo che l'importante è che non c'è mai nessuno. Quando siamo soli. Tutto lasciato così. Se fa quanto come ci pare. Queste scale soli, mobili funzionano o no? Allora, io ci diverto che faccio il pal, come si chiama? Funziona fino a un certo punto. Io glielo ho già detto 4 anni fa. Sia a Siena che in altri posti hanno fatto una specie di cupola. Anche a Castiglio Fiorentino. Se ci vai anche a Cortona. Qui quel che manca è che prende l'acqua di sopra, poi se ci avete fatto caso il lavoro non c'è, è tutto arrugginito dalle parti, una cosa vergognosa. Stanno a grattarsi, invece di stare a grattarsi, vengono qui, pigliano la carta e poi... Siamo in chiusura. In chiusura? È inutile che abbiano fatto il disegno quando è sotto è tutto marcio. Voi ci fate caso, ma uno se c'è... Beh. Di sopra, lì ci va, se c'è passato, c'è. Se c'è le siringhe ci va subito. No, che c'è? Cosa c'è? Questa roba qui. Le siringhe. Questa roba qui, sì. Vanno lì. Se, capito? Hai una suppassione. C'è il sud decimaio. Poi che siamo a posto. Grazie. Mi dico qualcos'altro. Attorno per la 15 giorni, sì, così si è fatto 6 puntate in una. Ci vediamo domani. Ciao Beppe, ciao.